kisses and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and the body felt kicking. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Flora Sky. Io sono appena tornato dal pranzo di Pasquetta e penso che tra poco morirò. Non lo so, c'è di tutto nel mio stomaco e penso che o partorirò una forma di carne mai vista in giro oppure morirò perché ho ingerito troppa carne e troppi alcolici di nuovo. Quindi andiamo subito avanti come si era detto nello scorso episodio. Che cazzo ho fatto nello scorso episodio che si era detto di andare nella zona safari. Non ho monete, sul serio. Ok, sono tornato. 500 monete e andiamo a prendere la roba nella zona safari. Vediamo un po' che cosa c'è. Un Lillipop, non ce ne frega un cazzo. Cos'altro c'è? Un altro Lillipop, nemmeno di te ce ne frega assolutamente un cazzo. Lillipop, basta. Qui c'è qualcosa. Subito. No, lo voglio, raga. Sì, Ampharos. Io sogno Ampharos nelle mie serie Pokémon da più o meno quando ho iniziato su YouTube. Nato non ce ne frega un cazzo perché il Pokémon tipo psico ce l'ha. Raichu, eh? Vabbè, io lo prendo, raga. Poi scegliamo insieme il Pokémon elettro che vogliamo in squadra. Perché questo episodio lo dedicheremo al nostro ampliare la squadra. Perché. Oh, qui serve la bici. Bag. Match bike use e saliamo qui. Sì, lo so. Ah, senza bici non si può entrare qui, non lo sapevo. Walk. Vediamo un po' che cosa c'è. Oddish non frega un cazzo a nessuno di te. Un Eevee, sul serio? No, voglio Eevee. No, vaffanculo Eevee, non lo voglio più. No, qui si scende. Quella era una casa, effettivamente. Dopo ci vado, vediamo un po' che cosa succede. Gloom. Boh, i Pokémon d'erba a me, raga. A me, sinceramente, i Pokémon d'erba non mi sono mai piaciuti in tutte le. In tutte le serie Pokémon. A meno che. Cioè, tutti i giochi Pokémon. A meno che non si stia parlando di Trico. Oh, che culo. O Snivy. Perché li reputo due dei Pokémon assolutamente più belli al mondo. Tu non hai più Pokémon per catturare. Ah, merda. Un altro Eevee. Basta così. Poi mi dite in che cosa volete farlo evolvere Eevee. Sono tornato, porca troia. C'era gente che faceva casino e quindi. No, ho sbagliato, non volevo un altro Eevee. Boh, raga, mi sa che possiamo andare solo nella casa adesso. Perché qui non possiamo andare perché ci vuole Surf. Ma vaffanculo, e io rientro. Perché comunque c'era quella casa lì. Quindi, a meno che io non debba andare su. Blitzol, non lo so, un altro Pokémon elettro. Raga, poi mi dite voi quale Pokémon elettro volete. Perché c'è Zebrastica, Zebstrika, io non so come cazzo si chiama. Ampharos e poi Pichu che evolve in Pikachu. Merda, ma qui ci vuole l'altra bicicletta, raga. Holy shit. Aspetta, questa è una casa in cui io non sono entrato prima. Vediamo un po'. Ed un tab, eh? Ok, tu non hai poche caramelle per prendere i Pokémon. Tu dovresti parlare con me. Tu non c'hai un cazzo. Do you like Central Zoro City? If you have, I'll give you a big give. Mi ha dato forza. Raga, possiamo andare a spostare quei massi che sono praticamente dall'altra parte della città. Vi ricordate quella parte in cui non riusciamo a proseguire perché effettivamente ci voleva forza? Adesso possiamo andarci, effettivamente era quello l'obiettivo della mia escursione qui. Io ho catturato un nato completamente per errore. Questa qui è sotto costruzione effettivamente da Pokémon Zaffiro. No, da Pokémon Smeraldo, quindi boh, sti cazzi. Quindi, raga, io direi che metto in pausa e ci. Vediamo, vabbè, io Pikachu lo catturo, ma no, effettivamente ho catturato Pichu. Comunque ci vediamo direttamente dall'altro lato. Bella. Raga, ho trovato Gligar. No, ho sbagliato. Bag. Pokéball. Gliscor, raga, è uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto. È un qualche cosa di bellissimo, sensazionale, magnifico. Bellissimo. Eh sì, però ti devi far catturare, vabbè, andiamo di Premier Ball. Comunque ci avevate ragione, raga, nei commenti mi avete detto: date, guarda che tu hai comprato le pozioni, non le Pokéball. Ci avete ragione, avevo comprato le pozioni. Infatti le Pokéball le ho comprate prima di iniziare l'episodio e le sto consumando tutte per Gligar, tutte. Invece no, ho preso Gligar. Ok, raga, sono arrivato, ho insegnato forza a il buon What? Al buon Iron, che mi sa che ho buggato il gioco, raga, non so proprio di come l'ho fatto. Oh, bro, oh mio Dio, sì,
Visita la mia casa, Plox. Ciao. Ma tu. No, vabbè. Ma. Lavras. Ok. Posso navigare su Lavras. Oh mio Dio, quindi stiamo andando verso un'altra città che è completamente fatta di neve. Oh mio Dio, tu possiamo parlare? No, a quanto pare no, però mi vuoi sfidare. Pokémon, regà, ho fatto salire a livello 32 Breloom, che adesso è diventata una bestia completamente senza senso. Mega Drain dovrei one shottare, e infatti è così. Li sto allenando perché mi sono reso conto che nell'ultima palestra ho avuto qualche difficoltà, non molto evidente, però ho avuto qualche difficoltà con i Pokémon di tipo elettro. Adesso non dovrei più rendere perché comunque l'Iron è al 32, non volevo fare ipnosi, effettivamente non volevo mettere nemmeno Watchog, volevo mettere Breloom. Però, vabbè, adesso non dovrei avere più problemi perché comunque l'unico problema era la palestra di tipo elettro e adesso abbiamo l'Iron al 32 che comunque spacca un pochino i culi. Comunque, a quanto pare siamo arrivati in una nuova città e qui c'è il Team Hydro. Ok. Quindi in questa nuova città noi andremo a battere il Team Hydro e qui c'è una nuova palestra. Che, guarda caso, probabilmente sarà di tipo ghiaccio. Io adesso per contrastare il tipo ghiaccio effettivamente c'ho l'Iron che è di tipo acciaio, cioè non è che è di tipo acciaio, è di tipo sì acciaio roccia, e ha mosse di tipo acciaio che sono Metal Claw e Iron Tail, e c'ho anche Breloom che è di tipo lotta, però io in panchina tra molte virgolette c'ho anche Ponyta che volendo posso usare nel prossimo episodio per andare a sconfiggere questa palestra, anche perché in questo episodio qui penso che Pokémon del livello di Staravia non ci servono per un cazzo. Comunque questo che cos'è? Oh, il museo quindi il museo oceano. Quindi se io salgo su Shelly del team acqua. Oh mio Dio, sfidiamo il team acqua, che sarebbe il team idro, però team acqua fa molto più figo. Swagger, allora facciamo che se ti prendo ti devasto. Oh merda, facciamo che se ti prendo ti devasto. E cambia Pokémon. Ah, non l'ho battuto. Ok, sei molto forte. Shelter. Io andrei con Pound perché comunque il prossimo Pokémon che voglio far evolvere è appunto Primplup. E poi andrei di Breloom perché altrimenti qui non ne usciamo nemmeno per l'anno 26.856. Carvagna, Mega Drain. Ci vediamo l'anno prossimo. E ho rifillato Breloom, perfetto. Ok, bella, adesso tocca a te. Sharpedo. Pokémon, no, voglio mettere Breloom che è diventata appunto una bestia assurda. Crunch, Mega Drain, ho recuperato Mega Drain, bella Sharpedo e io prendo altra esperienza, tutto a posto. Un altro, quanti cazzo ne devo battere? Sì, vabbè, sappiamo tutti questo è il discorso che fanno già in Pokémon Smeraldo e in Pokémon Zaffiro, quindi boh, ho liberato la città dal Team Hydro a quanto pare, quindi penso di poter andare anche qui, sì. E non so cosa sia, penso sia un sottopassaggio della città. Quindi sfidiamo questo tizio, adesso lo uccidiamo. Gulpin, Bubble Beam, Amnesia. E vabbè, grazie, ti sei fatto ammazzare da solo. E niente, raga, penso che per questo episodio sia tutto. Anzi, mi voglio fare una lotta in doppio così, a caso, completamente random. Avete visto che comunque adesso non sto avendo più problemi, nel senso non ho più problemi nell'andare avanti con la storia, perché comunque adesso bene o male la squadra ha il suo livello, quindi non ho più problemi nel proseguire. Ovviamente se io dovessi ancora bloccarmi andrei a guardarmi altre serie di altri youtuber che comunque l'hanno già fatto anche in inglese, perché comunque non è un problema l'inglese, in modo da non potermi bloccare più, perché altrimenti la cosa diventa noiosa sia per voi che per me che ci gioco. E visto che comunque c'è gente che magari segue la mia serie appunto per andare avanti in un gioco dove è bloccata, mi fa piacere farvi vedere anche le parti un po' mosce tra molte virgolette dove io mi sposto da città in città. Comunque raga, per questo video finisce qui, spero che questo video l'abbiate apprezzato, perché a me questa serie adesso mi sta gasando davvero un sacco, perché comunque è una storia nuova, mappe nuove e boh, mi piace. Quindi boh, come sempre invito a lasciare un like, commentare, condividere, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, datevi saluta e bella!